Dalle testimonianze delle prime forme preletterarie emergono due tratti distintivi della cultura e dello spirito degli antichi romani. Da una parte, l'importanza della memoria pubblica e privata e di riflesso della storia come testimonianza di modelli esemplari di comportamento. Dall'altra, la pietas, l'ambito in cui i romani rivendicavano il primato sugli altri popoli e che consideravano alla base della loro supremazia politica e militare. Il nostro percorso sarà incentrato sulla storiografia, dai primi annalisti a Cesare. La storiografia è un genere letterario connaturato nel DNA degli antichi romani, come attesta l'attenzione particolare per la conservazione della memoria storica pubblica e privata che emerge dalle primissime attestazioni scritte della lingua latina. Lo scopo del percorso è duplice. Da una parte, enucleare attraverso la lettura e l'analisi di alcuni passi tratti dalle opere storiografiche o da testimonianze relative ad esse, i tratti distintivi del genere storiografico a Roma fino al primo secolo avanti Cristo. Dall'altra, analizzare il rapporto con i modelli greci. Il percorso si articola in tre tappe. Partiremo dalla storiografia dei primi annalisti, ci soffermeremo poi su quella che è considerata la prima opera storiografica della letteratura latina, le Origines di Catone, e concluderemo con le opere di due storici di età tardo-repubblicana. I commentari de Bello Gallico di Cesare e il De Catiline Coniurazione di Sallustio.